One day I'll hear the laugh of children in a world where war has been banned. I think right after the, unfortunately, the period of life that I've seen each of us inside the house in lockdown, Andrea decided that as soon as he was able to ride a horse, he wouldn't stop for a long time. And I think 250 miles is something. So the idea really came out, you know, after a long period of sorrow at the same time, in our reflection. Diciamo che dopo un periodo così oscuro come quello, sia il corpo sia lo spirito avevano bisogno di ossigeno. L'ossigeno, il corpo lo trova all'aria aperta e lo spirito trova il suo ossigeno attraverso la meditazione, la preghiera, insomma, un momento di ritorno alle cose eterne. Quello col Papa è stato il momento, per me, almeno per me, più straordinario, più bello. Da un lato c'era la gioia di essere di fronte al Santo Padre con i nostri animali, insomma, la cosa di per sé era surreale, portare dei cavalli lì in Piazza San Pietro di fronte al Papa era una cosa veramente surreale. Da un lato c'era anche una sorta di vergogna, perché impegnare il Papa, il suo tempo prezioso, per salutarci all'inizio di questo cammino, insomma, I think he was happy too. Ma penso che l'ispirazione per il canto, ma non solo per il canto, per qualunque tipo di arte in generale, è tutto ciò che ti circonda. E le cose belle che ti toccano, ti commuovono, ti coinvolgono, ti danno la spinta per realizzare a tua volta un'emozione da trasmettere a chi ti sta di fronte.